Che dici? Si vede? Prova audio. Prova. Ok. Allora, non faccio un video da un po' di giorni. Sono stabilmente malata. No, a Melbourne ho iniziato ad abituarmi ai ritmi della città. Jet lag, fuso orario, tutto superato. Al momento sono temporaneamente in carcere. No, quasi. Al momento sono temporaneamente in questa casa, in un suburb. Come si dice suburb? Sobborgo, periferia. Sì, praticamente Melbourne ha un centro, lo chiamano CBD, però leggo Central Business District, CBD, e poi è fatta da tanti sobborghi intorno alla città che poi vanno a creare l'intera città di Melbourne. La parte che diciamo che grattacieli è la city vera e propria, quindi CBD. Al momento non mi trovo nella city, sono tipo 8 km, sarò qui per una settimana e poi mi sposterò altro. Dunque, quindi, ho fatto diverse esperienze in questa settimana. Innanzitutto ho una bici. E 2 giorni fa ho fatto un primo giro esplorativo e adesso vi mostro qualche immagine. È figo sto posto. C'è una sabbia bianchissima. Dai. Altra cosa, ho fatto un tour organizzato. San Remo is a fishing community. You find a lot of fishing boats over there. So as you climb up the bridge, don't... Ho visto i canguri e i koala. Yeah. Si poggiano sulle zampe davanti. Ecco, questo è ricoricato. Fanno leva sulle zampe corte davanti e poi spostano quelle più lunghe di dietro. C'hanno la faccia da coniglio, direi. E poi si grattano un sacco. Fully weaned off her. Koala kinder in here. Three mischievous boys. He's got his mum's nice one. Ho testato anche la mia paura per i serpenti entrando nel rettilario. So you go first. And you tell me. You're a snake. Nothing here? Yeah. Ooh, fuck. Oh cazzo. Ok, proviamo. Oh mamma mia, it's big. Mamma mia, viscida. Oh mamma mia. Where? It's a snake? No. What's that? What's that? Where? Oh my god. Okay. I don't have problem with this. So let's try again the snake. Let me see them. Guarda questa lucertola. Coming, eh? Mamma mia, se li incontro per strada. My god. Blackhead python. Mamma mia, un pitone. Va bene. Ok, che brutti però. Prova questo. E non si muovono, meno male. Non si muovono. Questo è un Centralian Carpet Python. Vabbè, dai, io l'ho fatta, eh. Sono entrata, l'ho visti. Ho fatto la mia parte. Va bene così, ecco. Il serpente dietro al vetro mi basta. Sono stata poi a Phillip Island, è un'isola a sud di Melbourne, sempre nello stato del Victoria, perché appunto Melbourne è la capitale dello stato del Victoria, in cui avviene ogni giorno per la Penguins Parade,
ovvero i pinguini, dopo essere stati in mare per tutto il giorno, aver pescato e mangiato, dopo il tramonto rientrano, quindi riemergono dal mare e vanno verso le loro casette. E quindi è stato costruito un centro intorno a questo pezzo di spiaggia da cui solitamente i pinguini rientrano, ed ogni giorno è possibile assistere a questo evento, ovviamente tutto protetto, ci sono delle gradinate transennate, non si possono fare video, non si possono fare foto, infatti non ho materiale, però vi metto qui qualche video ufficiale. È stata un'esperienza molto simpatica. Non sono gli stessi pinguini che si trovano in Antartide, ma sono di dimensione ridottissima, perché con la loro stazza e con il loro strato di grasso e di pelle molto più fine non riuscirebbero a sopravvivere ai climi polari appunto dell'Antartide, quindi si trovano solo in Australia. E quindi c'erano questi esserini minuscoli che uscivano dal mare spaventatissimi, perché escono mezz'ora dopo il tramonto, perché usano il buio come un'arma di difesa contro volatili, serpenti o qualsiasi cosa, perché non si possono difendere, appunto sono minuscoli. Quindi si vedono uscire, barcollare fuori dall'acqua per guardarsi intorno, poi rientrare se vedono qualcosa che non gli piace. Quindi ci mettono una ventina di minuti a convincersi che possono tornare verso casa. Quindi è navitaccia, cioè questi escono la mattina, mezz'ora prima all'alba, sempre per utilizzare lo stesso meccanismo del buio come arma di difesa. Rimangono tutto il giorno dentro mare per pescare, mangiare tutto quanto. E poi escono mezz'ora dopo il tramonto, vanno a dormire e ricominciano questo ogni giorno. Mamma mia, vidaccio, vidaccia proprio. Però erano molto carini, molto molto carini. Quindi ringrazio ufficialmente chi mi ha regalato questo tour, perché è stato un regalo, è stato molto bello. Ho anche conosciuto già diversi amici con cui abbiamo avuto un dibattito tra viaggiatori una sera con una pizza di Domino, che per chi non lo sapesse è una catena di pizzerie che si trova nel mondo, non esattamente con la qualità diciamo della pizza italiana, che però non bisogna aspettarsi quando si va all'estero. Con lo sfondo della biblioteca di Melbourne e la colonna sonora di alcuni musicisti di strada bravissimi. Quanto si può stendere la città della mia? Tanto di passaggio e non... Ti è piaciuta? No! Ah, pioveva, diciamo 18 ore di volo, Io volevo... Cioè, come sono arrivata a New York, ho pianto perché ero troppo felice per la felicità, e volevo, ho pensato di voler rimanere qui tutta la vita. Esatto. Però qui un pochino mi ricordo, cioè grattacieli, le cose, dai, un po' così. Ma quale grattacieli? È più pulita, cioè Melbourne è una New York senza... Melbourne è una Londra piccola, non è una New York. Ho visto anche delle viste che non avevo sinceramente ancora mai visto. Potrei dire, perché diciamo il mio cuore batte ancora Malta, che forse l'isola di Gozo ha delle viste come questa che ho visto, però erano molto diverse. La scogliera è come ricordato un po' quello, ma i colori erano totalmente diversi, ovviamente. Stiamo parlando di 15.000 km di distanza. Quindi sono stati giorni belli pieni, ma ho avuto delle giornate belle piene anche 100 giorni fa. Non ero a Malta, mi trovavo tra Torino e Milano, perché ho trascorso un weekend in compagnia di Emanuele, che saluto, e in compagnia di Torino, che mi mancava, perché... Per chi non lo sapesse, ho vissuto a Torino per 4 anni e mezzo, quindi ancora una parte di me è rimasta lì. Quindi ci tenevo a salutare Torino prima di partire per questo lungo viaggio. E poi ho sfruttato l'occasione per assistere a un concerto strepitoso, e sento ancora i brividi al ricordo. Concerto di Levante al Forum d'Assago con 10.000 persone, il 23 novembre. Ecco, ero a Torino, asciugavo le scarpe perché piovevo. Casa di Emanuele, lo strudel di mele. Ciao Emanuele. Pioggia, mamma la pioggia a Torino. Però è caratteristica, è sua. L'Inz, l'Unicredit, il Giro al Rosso Santa Rita, la metro. La metro. Un cane. Piove anche a Porta Nuova, ma che bella però. Piazza San Carlo, Piazza Castello, fantastico. Un fattorino. La Mole. Piazza Vittorio. Il fiume è un po'... Il pompo grigio, un altro fattorino, un pranzo giapponese, cos'è, la sushi, Piazza San Carlo, un tè, stazione, ok, stiamo andando a Milano. Lavoro sul treno, mamma mia, stavo scrivendo, penso. Milano. Hotel, vabbè, era un ostello di quelli un po' scarsi. Vabbè. Cos'è? Ah, il Duomo di Milano, dai, ok. Quando ancora ci si poteva entrare senza problemi. Cracco, ok. Giuliano e Shira. Questo è il castello sforzesco, mio Dio, non lo so. Colpi, non si impazza. Nutella Biscuits, vi ricordate quando... Ecco i biglietti, Levante. Mamma mia.
platform. Snack preconcerto, eccola, eccola. Ho i brividi veramente, è stato un mix di emozioni fortissime tra l'aver rivisto Torino, aver riparlato con Emanuele di persona e poi ho comunque un rapporto molto viscerale con la musica e quando sul palco c'è qualcuno che la vive allo stesso modo, veramente una botta di emozioni. Quindi di questo ne ho parlato sul sito di Menocento, con una pagina dedicata a questo giorno. Qui ci sono le bandiere, stanno provando i tipi qui. Ah ok, è mezzogiorno, ecco perché sta succedendo ciò. Ah, ma è comunque una prova, infatti mi sembravano un po' imbranatelli. Va bene, finisce qui questo video. Di immagini penso che ne abbiamo avute parecchio. Quindi ci vediamo prestissimo con un'altra pagina di Menocento e anche con un altro video. Io vado.